Buonasera a tutti gli appassionati di sim racing. Questa sera andrà in diretta il secondo appuntamento del trofeo Predators Online. Io sono Michele Campini e qui a farmi compagnia questa sera abbiamo Riccardo Moretto e il pilota reale del campionato Predators Alberto Ticchi. Ciao ragazzi. Sì, ciao a tutti e bentornati. Buonasera a tutti. Ok, prima di passare la parola a Riccardo, che sicuramente, come è successo l'altra volta, avrà da fare qualche domanda al nostro amico Alberto, vorrei fare un attimino il punto della situazione, di questo campionato. Vi ricordo che questo è il secondo appuntamento. Corriamo nell'autodromo Marco Simoncelli, ex Misano, e la gara scorsa, si è disputata nel circuito di Imola. Anche questa sera sono previste tre manche da 25 minuti cada una. La prima manche sarà preceduta da una breve sessione di qualifiche, 15 minuti, all'interno della quale i piloti potranno percorrere quanti giri vogliono, mentre gara 2 partirà praticamente con le prime 10 posizioni invertite. E la terza e ultima gara, praticamente la griglia sarà totalmente invertita rispetto all'ordine di arrivo di gara 2. Vi ricordo che ci sono due server attivi, due pool. Lo streaming va in diretta solo per la pool A, dove corrono 22 piloti, altri 22 sono nella pool B. E prima di passare la parola a Riccardo, vado a fare brevemente un riepilogo della classifica piloti. Vi ricordo che l'appuntamento scorso, nell'autodromo di Imola, ha visto, se così possiamo dire, una certa predominanza da parte di Meintuan Nguyen, che praticamente si è aggiudicato due vittorie e con un settimo posto in gara 3 ha comunque colto molti punti utili al campionato. Ed infatti, in questo momento lo vediamo da solo al comando con 129 punti e a seguire abbiamo un ottimo Andrea Di Sarò che ha dimostrato ottime potenzialità anche in questi giorni di allenamento qui nell'autodromo di Misano, che si trova attaccato di 22 punti a 107 punti. A seguire Daniele Pizzo, anche lui autore in questi giorni di ottimi tempi nel server, con 100 punti di staccato di 29 punti da Meintuan. A seguire abbiamo Francesco Pinto con 97 punti, Mauro Dragoni 95, Marco Fiore 95, Eros Masciulli 94, Simone Scancarello 89, Andrea Conte 89, Giuseppe Lena 84 e a seguire tutti gli altri. Vi ricordo che chi vince la gara prende 50 punti, quindi ci sono 150 punti potenziali per chi vince per ogni appuntamento. Quindi capite bene che anche se vediamo nella testa della classifica certi divari, le gare sono tante, quindi mancano ancora 15 gare dove ogni gara vengono assegnati 50 punti, quindi capite bene che è ancora presto per pensare che Mintu possa avere, diciamo, vita facile. E fatta questa lunga premessa, direi di passare la parola a Riccardo che intervisterà Alberto e gli farà delle domande. A te la parola, Riccardo. Allora Alberto, intanto innanzitutto grazie per aver accettato l'invito a partecipare a questa diretta. Ti Ma volevo da un chiedere, piacere. sì, ti volevo chiedere, ma tu che sei diciamo, il pilota che più di tutti unisce la guida reale con la Predator 600, ovviamente, a quella virtuale di questo simulatore, tu come la trovi in generale? Ovviamente il comportamento di questo simulatore, diciamo. Certo, guarda, come ti ho già fatto di persona quando ho avuto occasione, non manco certo di fare complimenti a te e a tutti i ragazzi che hanno fatto questo fantastico. Comunque le sensazioni che si provano sull'auto vera sono veramente simili a quelle che il simulatore cerca di
si può notare molti cambio da come è fatta la macchina, comunque anche a livello di sospensioni, di freni, la frenata è pressoché identica, quindi sono tutte cose che ha alla mano, diciamo, la macchina reale, e poi si può ritrovare con grande piacere nel simulatore. Quindi ovviamente manca la sensazione fisica, non dico nulla di nuovo, però è comunque un grandissimo lavoro e un ottimo punto, è un ottimo mezzo per allenarsi anche per noi piloti reali, lo trovo davvero eccellente. Bene, molto bene. Infatti, diciamo che ovviamente ci sono dei limiti che sono insuperabili nel voler simulare una monoposto reale, ovviamente, però visti i mezzi a disposizione, ti ritieni soddisfatto di questo lavoro qui che abbiamo svolto, oppure secondo te si potrebbe affinare maggiormente? Ma sicuramente il lavoro più grande è stato fatto, secondo me. Io parlo un po' da profano dei simulatori, come ben sai. In ogni caso, come dicevo, diciamo che il 90% di quello che si ritrova sull'auto reale lo si ritrova anche nel simulatore, facendo qualche giro sulle piste che meglio conosco. Le marce sono identiche, i punti di staccata sono gli stessi, quando vai ad aprire il gas il medesimo spazio in cui lo riapri anche nella macchina reale, quindi diciamo che il lavoro è veramente ottimo. Certo, magari qualcosina da migliorare ci sarà sempre, e quello certo. Giusto a voi, sinceramente io non ci metto mano, comunque è un ottimo punto di partenza, indubbiamente. Sì, diciamo che comunque noi abbiamo preso come riferimento la pista di Varano, che tu conosci molto bene, per cui certo. Il simulatore in sé è stato tarato completamente su quella pista per poi vedere la luce anche negli altri tracciati, che però ovviamente non avendo tempi di riferimento, certo. Al momento della messa in funzione del simulatore non abbiamo potuto tarare quello che era il grip delle altre piste per allineare i tempi reali con quelli del simulatore. Certo. Quindi insomma questo è un lavoro di finezza che si potrà fare e si farà magari nei prossimi mesi, perché comunque richiede del tempo e delle prove in pista soprattutto. Comunque Varano, ti confermo, l'assetto è stato fatto, comunque quello di base, e tutti quelli che sono i comportamenti che l'auto che avevo io come ricordo, perché avevo la Predator 600 anch'io sì. Qualche anno fa, e comunque dopo aver fatto dei test offerti da Corrado, sono stati fatti su quella pista, per cui quando arriveremo a correre a Varano vedremo dei tempi che effettivamente si avvicinano, se non combaciano, con quelli reali. Quindi proseguendo un attimo con quello che è la nostra intervista, che probabilmente il campionato 2012 riserverà delle sorprese in merito alle nuove piste. Mi diceva Corrado che aveva in mente comunque di correre su tracciati nuovi, che comunque la Predator non ha mai affrontato. Pensi ti sarà utile questo simulatore, e se sì, in che modo? Indubbiamente sarà un mezzo a mio favore e a favore di tutti i piloti che lo utilizzeranno. Dal momento in cui andremo a calcare gli autodromi più grandi d'Italia, partendo da Imola, Vallelunga, probabilmente anche Monza, da quello che ho capito, sono tutti autodromi stupendi e bellissimi, però comunque di contro c'è il fatto che offrono poche possibilità di prova nei test privati, per un po' per i costi esorbitanti, un po' per proprio la mancanza di disponibilità da parte degli autodromi di mettere a disposizione delle prove libere, e proprio in questo simulatore può venire in aiuto a noi pilotini per provare i circuiti, per imparare le traiettorie e arrivare alla gara già un minimo preparati su quello che affronteremo, quindi arrivare alle prove e soprattutto alle qualifiche un pochino più avanti degli altri che invece non sanno bene ancora dove mettere le ruote. Sicuramente poi il lavoro da fare in pista sarà tanto comunque, però il simulatore secondo me in questo può aiutare di molto, e vedremo se avremo ragione a fine anno. Sì, sono d'accordo con te, soprattutto per quanto riguardano le traiettorie, che è la parte fondamentale tra le traiettorie e le staccate, perché credo che la staccata ancora prima della traiettoria sia una cosa fondamentale da imparare,
certo. Porta via un bel po' di giri prima di capire dove si deve frenare. Ci sono delle piste, se sono realizzate bene, diciamo, nel simulatore, che ti offrono dei punti, diciamo, di riferimento identici a quelli che sono quelle reali. Sì. Ti rifacciamo di nuovo a Varano, insomma, Varano, esatto. È una realizzazione tecnica ineccepibile, insomma, per cui addirittura ti puoi prendere assolutamente. Sì, esatto, sì. Puoi prendere gli stessi punti di riferimento perché li ritroverai in pista, ecco. Esatto, sì. Concordo pienamente, proprio anche tutti i punti di riferimento. In questo caso parliamo di Varano, ma poi sono sicuro che arriveranno in tutte le altre piste quando avrete modo. Sono praticamente identici, dove si guardano i punti della vita reale con la macchina vera, allora si va a staccare anche lì col simulatore e viceversa. Certo, quindi magari se la pista è comunque realizzata in un modo, non dico 100% ottimale, ma anche un buon 80-85%, comunque certo. Sia le verosimiglianze ci sono. In qualsiasi caso, diciamo che la proporzionalità della pista virtuale con quella reale c'è, eventualmente può mancare un attimo un po' di grip, o c'è un po' più di grip o un po' meno di grip che ti permette di essere o 2-3 secondi più veloci o 2-3 secondi più lenti rispetto al girare con la macchina vera, però quelle certo. Che sono le traiettorie o comunque dati punti di staccata, quelli secondo me può offrire un bel vantaggio, ecco. Assolutamente. Lo spero ovviamente. Sì, Alberto, sai anche te che la macchina non ce l'hai sotto il culo, come dice Corrado, esatto. Ce l'hai virtualmente in mano, per cui gli scossoni non li senti, di conseguenza perdi un pochino quelle che sono le informazioni che la macchina ti trasmette, ecco, per cui in linea di massima io ti posso dire una cosa, il pilota reale è più conservativo, ovviamente, perché prevale certo. lo spirito di sopravvivenza, no? Come si suol dire, sì, mentre sì, esatto. Nel virtuale puoi andare, anzi le prime curve che si fanno con i simulatori di solito si sbagliano tutte perché si va a campi e non si percepisce, vero? Confermi? È proprio quello che ho notato le prime volte che mi sono avvicinato anche con voi al simulatore. Voi partite essenzialmente dal punto di staccata massimo per poi ridurlo piano piano e cercare quello ideale. A noi viene difficile perché se lo facessimo spesso ci ritroveremo contro un muro. Quindi di solito si parte un pochino più prevenuti nella vita reale sicuramente, e cercando di avanzare sempre di più il punto di staccata e forzando di più la traiettoria per trovare quella ideale, ovviamente. Sono due approcci diversi che comunque conducono alla stessa cosa essenzialmente. Certo, diciamo che noi abbiamo un piccolo vantaggio, ecco, da questo punto di vista, perché basta premere sì. un pulsante e si riparte dai box senza certo, esatto. spendere nulla e senza perdere tempo nel sistemare la macchina, ecco. E comunque è un grande vantaggio che può venire buono anche a noi, come dicevamo, se non abbiamo la possibilità di andare, che ne so, a Monza a fare 2 ore di prove libere, che sarebbe alquanto dispendioso e un pochino fuori mano per molti, con un semplice tasto si possono fare tutti i giri che vuoi ad allenarsi in tranquillità a casa o dove più c'è il grada. Sì, confermo. Senti un po', mercoledì scorso tu hai partecipato, diciamo, alla diretta, no? Come telespettatore. Sì, certo, secondo te? Qualcosina, sì. Sì. Secondo te cosa ci si dovrà aspettare questa sera? Come la vedi un attimo la situazione? Qua non, sinceramente non posso metterci molto mano. Le due piste sono entrambe veloci. Forse Imola è un pelino più tecnica di Misano, da quel che so io e da quel che vedo con la macchina vera. Sicuramente i punti di sorpasso, di staccate forti ce ne sono finché vuoi, quindi sarà sicuramente spettacolare come la precedente gara di Imola. Adesso vedremo un po' i primi su che tempi viaggeranno, soprattutto nelle prove libere e nelle qualifiche, e vediamo di sbilanciarci un po' dopo, diciamo. Sì, diciamo, tu che hai corso in questa pista reale, i tempi te li ricordi? Su che tempi si girava mediamente? Oddio, qua mi chiedi una cosa un po' difficile, perché è stata la prima gara dell'anno scorso e sinceramente i tempi non mi ricordo benissimo su che tempi giravamo in qualifica e in gara.
Ti posso dire comunque che è una pista in cui l'aerodinamica e la macchina fanno molto, nel senso la scelta giusta dei rapporti. Adesso non so se sono liberi qui nel campionato, Sì. sono liberi, esatto, quindi sarà sicuramente. Vado via l'audio, secondino, scusate, piccolo inconveniente tecnico. Alberto, non ti sentiamo. Probabilmente sì, infatti Michele diceva Alberto che eventualmente anche la rapportatura, visto che si Tagli. può Ecco, cambiare. dicevi Alberto? Sì, dicevo che comunque non avendo a disposizione tantissimi cavalli, quei decimini che si possono togliere in scia sono essenziali per il tempo sul giro e poi anche per i sorpassi. Quindi i rapporti lunghi saranno sicuramente da privilegiare, anche perché di tornanti stretti stretti, cioè non tenere a parte il carro e probabilmente il primo del Rio, non penso che servano rapporti corti che possano favorire l'agilità, diciamo. Poi una cosa che potrebbe influenzare, secondo te, potrebbe essere anche la pressione delle gomme un fattore fondamentale per quanto riguarda il raggiungimento di una velocità più alta, diciamo, in questo senso? Certo, sì, indubbiamente. Adesso non so quanto risponda sul simulatore, però anche noi ci siamo sbizzarriti abbastanza con le pressioni delle gomme. A Misano mi ricordo non tantissimo, andavamo più o meno tutti alla pari come pressione, però Riccardo, in. scusate. Prego. Sì, vai, vai. Scusa, scusa. Niente, dicevo che a Misano non troppo, ma in altri autodromi proviamo molto le pressioni, soprattutto per far andare in temperatura un pochino prima i pneumatici e magari raggiungere qualche chilometro orario in più, soprattutto con le gomme posteriori che hanno una bella sezione, quindi non fa male. Guarda, che ti ricordi la pista di Misano, quella reale, è possibile sfruttare i cordoli come facciamo ora col simulatore? Nel senso sono piatti, sono diciamo neutri? Non è possibile, diciamo obbligatorio, da quel che mi Ah, addirittura, ricordo. addirittura. Sì, non in tutti i punti, ovviamente, però mi ricordo che per fare il tempo era assolutamente necessario. Ad esempio, la Misano era assolutamente da tagliare molto e sfruttarsi il Ecco, cordolo interno il per cordolone tagliarla. alto in quel modo bisogna tagliarlo molto? Sì, non mi sembrava molto alto, quello vero. Comunque ci arrivavamo con tutte le due ruote interne, mi ricordo, e poi si andava a prendere tutto quello esterno proprio per riuscire a percorrere con qualche chilometro orario Aumentare il d'uscita in raggio. più, esatto, aumentare il raggio e comunque andare a sfruttare quello che poi è il successivo rettilineo per magari un eventuale sorpasso. Ecco, quindi questa potrebbe essere una differenza, diciamo, sostanziale rispetto alla pista simulata. Ecco, quel cordolo lì Certo. noi la dobbiamo tenere abbastanza lontano perché altrimenti ci scompone troppo la macchina. Perché è molto Comunque, se alto. vuoi, interrompiamo qui un attimo la nostra chiacchierata per mandare in onda un attimo il giro, Sì, ovvero prima, Michele. visto che chiedevi il tempo, prima qui ci stanno dicendo dallo streaming che il tempo realizzato nella pole position reale del campionato è stato di 1,56 e 4,399, 1,56 e 4, quindi mentre ne approfitto, prima di mandare in onda il video che stava dicendo Ricky, per fare un piccolo riepilogo dei tempi che hanno fatto praticamente questi giorni i ragazzi, così per avere un confronto. Siamo su tempi molto più bassi rispetto alla realtà, probabilmente perché, come diceva Ricky, il grip della pista non è stato bilanciato per cercare di trovare un compromesso. Comunque abbiamo 1,54,5 di Daniele Pizzo, 1,54,6 di Mintuan, 1,56,7 di Cesaroni Samuele, 54,8 Stefano Cornacchin, 55,0 Francesco Floris, 55,0 Simone Scancarello e poi ci sono altri 5 tempi sul 55,0 e poi vi dico che nel primo e secondo ci sono 17 piloti, quindi c'è da aspettarsi di tutto di più durante durante questa gara, ecco, veramente grande, grande equilibrio. Quindi scusateci un attimino, prima di andare, diciamo,
al via con le qualifiche, vi facciamo vedere brevemente, un piccolo video realizzato da Riccardo che vi spiega brevemente come si deve percorrere il giro di pista nell'autodromo di Misano. Buona visione a tutti. Credo non si senta l'audio, Michele. Non si sente? No. Sente. Lo prende. Come l'ho detto, scusate ai nostri telespettatori, che sono piccoli inconvenienti tecnici da newbie del settore, diciamo, purtroppo non prende l'audio del video che avevamo realizzato, comunque se volete andarvelo a vedere comunque sul sito di Sim Racing World lo trovate, ci dispiace, ci scusiamo per questo piccolo imprevisto, però purtroppo sono cose che capitano, ecco. È un peccato, vabbè. È un peccato, sì, dobbiamo studiarci per la prossima volta affinché non si ripeta, peccato. Comunque, a parte questo, mancano 20 secondi alla fine della sessione di prove libere, quindi i piloti a questo punto si stanno già preparando per questi 15 minuti di fuoco di qualifiche. Sì, volevo chiedere un'altra cosa io, Alberto, già che ci siamo, ne approfittiamo. Certo. Allora, certo. Ti volevo chiedere, onestamente, sì. Tu credi che il pilota vincitore di questo campionato virtuale sia poi in grado di pilotare bene anche la Predator reale, visto che Corrado offrirà a lui le possibilità, sì, come ad altri due piloti? Guarda, sinceramente non lo metto in dubbio, da quel che ho visto... sia nella vita reale che sui simulatori, per andare forte, come dico io, ci vuole più testa che piede. Quindi se uno parte già bene sul simulatore, si sa affrontare bene le traiettorie, l'audio ha moltissimo per abituarsi alla macchina, alle sensazioni che ritrova sulla macchina reale, quindi io ci credo abbastanza. Adesso vedremo se ci danno ragione i piloti che arriveranno prima a vincere il premio tanto ambito, lo spero, insomma. Guarda, io sono della tua stessa idea, anzi ti dirò, ma secondo te riuscirà a stare su dei tempi, diciamo, lì a Varano, perché molto probabilmente lo farà a Varano questo race, certo, test, sì, facendo sì, una sì, scommessa, diciamo, tra me e te, su che tempi secondo te può girare il primo pilota, diciamo, vincitore di questo campionato? Ti dico... considerando che sì, comunque è vero, Alberto, non hanno mai provato la Predator in, esatto, assoluto, per cui l'hanno solo che provata al simulatore. Sono iniziate, certo, le qualifiche intanto. Sì. Certo, guarda, secondo me non si può fare bene un pronostico su quali sarebbero i tempi che va ad affrontare nel primo giro con la macchina reale. Ci sono tanti fattori, secondo me, che contribuiscono a ciò. Prima di tutti c'è l'esperienza del pilota anche nell'ambito reale, se è uno che comunque gira abitualmente con delle macchine da corsa o meno, nel senso che se uno parte secco, diciamo, solo col simulatore eccetera, allora non metto in dubbio che fa un pochino fatica, ma comunque è giusto che sia così. Se invece parte con un po' più di esperienza alle spalle, in dubbio. Sì, tu dici che comunque l'esperienza è una cosa fondamentale, ti abbiamo perso un attimo con l'audio, però proprio volevo un pronostico così appassionato su quello che potrebbe essere un tempo che potrebbe realizzare un pilota virtuale non avendo mai utilizzato una macchina reale. Tu diciamo hai già fatto anche da
Ah, caspita, abbiamo perso Alberto. Abbiamo avuto un problema di time out di Alberto, ha perso la connessione. Vabbè, comunque Michele, se devo fare io un pronostico, secondo me il primo pilota, quello che vincerà il campionato virtuale a Varan, secondo me potrebbe stare tranquillamente sul minuto e 20, minuto e 21, che comunque è un ottimo tempo considerando il fatto che anche te hai provato la 600 reale e sai benissimo che è difficile arrivare a quel tempo la prima volta che la prendi in mano, diciamo, no? Ah, sicuramente sì, sicuramente lo è senza un bel dubbio. 1.21 è un bel tempo, sicuramente a Varano, considerando l'ultima variante rifatta, non male. Comunque, veniamo ai nostri ragazzi che da 3 minuti oramai hanno iniziato le qualifiche e tra qualche istante dovremo avere tra un minuto circa i primi tempi utili. Bisogna dire una cosa, questo Riccardo lo abbiamo imparato bene: prima che esca il tempo le gomme devono essere ben calde, giusto? Sì, è vero, confermo. Io darei circa due o tre giri su questa pista. I primi due o tre tempi secondo me non sono di riferimento, ecco. Esatto, sì, l'ho visto oggi pomeriggio che ero nel server a guardare i ragazzi che tempi facevano e in effetti il giro migliore veniva tra il terzo, quarto giro. Qualche volta ho visto qualcuno fare già al secondo giro lanciato un buon tempo, ma quasi tutti dal terzo in poi, ecco. E poi non c'è un degradamento della gomma tale per cui conviene tornare a box e ripartire. Uno può fare anche le qualifiche con una sessione sola, giusto? Ma certamente, anche le auto reali, diciamo che con le gomme, con un set di gomme si fanno anche tre gare a fila, qualifiche, prove libere, gara compresa, per cui Corrado, diciamo, ha voluto realizzare questa monoposto proprio guardando al risparmio più totale, e questo comporta anche un risparmio alle gomme. Gomme, freni e tutto quello che ne consegue, insomma, sicuramente. È una cosa che abbiamo voluto che sia così anche nel simulatore, anche se magari un consumo gomme potrebbe aver dato modo a strategie diverse, vero Michele? Quindi nei simulatori siamo molto più abituati a cambiare le gomme, a fare rifornimenti e quelle cose lì. Esatto. Insomma, però se vogliamo un raffronto reale, questo è quello che succede anche nella realtà, insomma, i nostri amici piloti reali ce lo possono confermare, insomma. Esatto, è proprio come dici te. E intanto vado a è tornato il nostro Alberto. Ciao Alberto. Eccomi, scusate, mi sentite? Sì, perfettamente. Scusate, l'avevo detto che litigavo un pochino col microfono. Niente paura, sono problemi che possono succedere, insomma. Certo, scusate. Intanto abbiamo i primi tempi nel server, giusto? Abbiamo un... Abbiamo un ottimo Daniele Pizzo che si riconferma, anche se ti dirò Michele, in realtà molti piloti si sono nascosti in questa settimana di prove, diciamo, a partire dal campione in carica Mintu, il primo in classifica, non campione in carica, seguito anche da altri che probabilmente hanno voluto diciamo nascondersi per non far vedere il loro passo gara, tranne Daniele Pizzo, che lui quando gira solo nel server, come ci ha abituati, diciamo, quindi le sue prestazioni sono chiare, ecco. Sì, però volevo dire che comunque oggi pomeriggio ho avuto modo di guardare con attenzione Mito Nguyen girare e obiettivamente probabilmente questa volta non si è nascosto veramente. Lì nel server gli altri ragazzi lo spronavano, lo spingevano a mostrare il suo vero potenziale, ma lui ha ammesso che il suo best lap comunque non era tanto meglio di quello fatto registrare da Daniele Pizzo, insomma, e quindi vediamo ora Daniele Pizzo, in questo momento ha effettuato addirittura un sorpasso in qualifica nei confronti di Zeni, e questo bel sorpasso potrebbe avergli anche aver fruttato qualche cosa di positivo, perché ho visto che era sotto di ben 3 decimi all'intermedio, perché probabilmente non credo.
Non credo sia Michele perché ha preso, no, la curva successiva l'ha presa troppo stretta, credo che abbia perso qualcosina, però si è liberato dell'avversario e adesso è pista libera, questo sicuramente gli dà vantaggio. È migliorato di un decimo, sembra, 2,55. Ma è ancora lontano dai tempi, ecco, ora ha fatto un errore. Sì. Ancora siamo mezzo secondo sopra ai tempi normali. Da segnalare che abbiamo Andrea Pisarò in seconda posizione, e in terza posizione Francesco Floris, che ricordiamo la volta scorsa ha corso in pool B e ha vinto 3 gare su 3, perché è comunque un pilota che aveva mostrato un ottimo potenziale, ma per problemi tecnici non è stato ammesso alla pool A, ecco, e oggi si potrà sfogare nella pool A e lo sta facendo vedere, insomma. Tra le altre cose, è il vincitore del race test messo a disposizione lì organizzato da Corrado a Varano qualche settimana fa, come ci diceva Corrado di persona, vero? La settimana scorsa. Esatto. Tu hai avuto modo di conoscerlo, Alberto? No, non penso proprio, perché al primo racing test non ero presente e al secondo non credo che ci sia stato lui, quindi non abbiamo ancora avuto modo di incontrarsi, credo. Sì, perché tu hai partecipato all'ultimo, che sarebbe stato quello della settimana scorsa, se non sbaglio. La settimana scorsa, sì, esatto. Sabato scorso. Tanto in questo momento siamo in macchina proprio con Francesco Floris, che attualmente occupa la quarta posizione. Anche lui non si è fatto vedere durante la settimana, quindi presumo che con il suo capo squadra Eros Masciulli abbia cercato di tenere un po' nascoste le proprie prestazioni, come diceva un po' Ricky, quindi vediamo se questo è vero oppure no, ecco. Già. Tanto anche secondo me Eros Masciulli lo vedo un po' arretrato rispetto alla gara scorsa, vero? Non occupa le prime posizioni, però ma le qualifiche sono ancora lunghe, diciamo, quindi... Sì, mancano ancora 6 minuti, diciamo che tempi interessanti, considerando il fatto che le gomme cominciano ad essere ora ben calde, i tempi interessanti dovrebbero cominciare ad arrivare ora, ecco, diciamo. Sì, Alberto, noi dicevamo prima che nel simulatore le temperature delle gomme ti permettono di andare forte, diciamo, dal secondo giro cronometrato, nella realtà è così o vanno in temperatura molto prima? Certo, dipende. Tanto Alberto, prima di rispondere, scusa, vi segnalo che Minto Nguyen ha preso la pole position provvisoria e il primo e unico per ora ad essere uscito sotto il muro dell'1,55, 1,54 e 902 per Minto. Alberto, grazie, scusa l'interruzione. Figurati. Niente, dicevamo che più o meno siamo lì con i tempi di riscaldamento delle gomme. È chiaro che nella realtà abbiamo molti fattori che ne influenzano, il tipo di pista, la temperatura dell'asfalto e dell'aria, nonché le pressioni a cui andiamo a esercitare sulle gomme. Nell'ordine comunque direi che d'estate ci stiamo, nei 2-3 giri si hanno già delle buone prestazioni, che poi diciamo che raggiungiamo un 100% verso il 4-5 giro fino alla fine della gara o comunque delle prove. Sì, poi dicevamo anche con Michele che queste gomme, diciamo, anche nella realtà durano per tutta la gara, se non per più gare, quindi sì, hanno problemi di deterioramento, vero, durante la gara stessa, insomma. Sì, assolutamente, sono gomme studiate apposta per durare molto, hanno una mescola abbastanza dura, quindi le prestazioni si mantengono costanti sia dai primi utilizzi che fino a quando finiranno le gomme. Tenete conto che, per dare un'idea, con 2-3 treni di gomme nuove si fa quasi tutto il campionato, se non tutto a livelli massimi, quindi essendo sempre competitivi a livello gomme. C'è di buono che non abbiamo mai avuto problemi di deterioramento durante la gara, cioè una volta che sono al 100% della temperatura e della prestazione la mantengono fino alla fine, non sono come alcune slick, magari molto più performanti, che però dopo diciamo il 60-70% della gara iniziano a far fatica, iniziano ad andare in overheating, come si suol dire. Sì, hanno il loro degrado fisiologico, diciamo. Certo, sì. Esatto, anche perché queste gomme, ricordiamo, sono gomme ogni tempo, per cui voi, esatto, come, diciamo, piloti reali, nel caso in cui venisse a piovere, non vi fermate a cambiare le gomme, ma portate a terra, esatto, la gara.
Esatto. Le gomme rispecchiano pienamente la filosofia della Predator voluta da Corrado Fusi. Diciamo che vuoi per mantenere i costi di esercizio bassi, vuoi per semplicità d'utilizzo, sono gomme che vanno bene sempre ovunque, hanno una prestazione buona sia sull'asciutto che sul bagnato, quindi modifiche un po' strane alle gomme non abbiamo mai dovute fare una volta azzeccate le pressioni. Una volta che si sanno quei due trucchetti per saperlo utilizzare al meglio, si è a posto, poi si va a lavorare tutto sull'assetto e sulla guida soprattutto, che non guasta mai. Eh no, tra le altre cose, avendo un palo nella parte posteriore, quest'auto qua ti permette di diciamo non concentrarti su quelle che sono le campanature, le convergenze delle ruote posteriori, ma concentrarti Sì, esclusivamente su quelle anteriori, di conseguenza certo. risulta facilitato, tra virgolette, Sì, esatto, l'hai il dato tu, settaggio della vettura. tra virgolette, perché da quel che ho visto l'idea è di mantenere una macchina facile ed economica, fino a un certo livello però, perché comunque chi vuole veramente andare forte, chi vuole essere super competitivo per un eventuale campionato, poi qualche trucchetto sempre ovviamente stando nelle regole, lo si va ad applicare, quindi vuoi per limare quei 2 o 3 decimini sulla pista, vuoi per un pochino più tranquilli, di cose da fare ce n'è, anche se non si hanno, come hai detto tu, le campanature, sospensioni indipendenti come tante macchine hanno. Comunque di lavoro ce n'è tanto, per questo fidatevi. Certo. Intanto Michele, vedo che la classifica è cambiata parecchio, ci vuoi aggiornare un pochino? Sì, in pratica abbiamo un Meituan che occupa la prima posizione, ha staccato un 1.54.6. Ma vorrei vedere il tempo che sta per concludere Daniele Pizzo, che è veramente attaccato a per pochissimi millesimi al tempo di Meituan. Vediamo, infatti, taglia dritta, vediamo il tempo riesce a fare Daniele. Niente, si migliora, ma non riesce a migliorare il tempo di Meituan. Ancora un tentativo Un utile, tentativo. Daniele. In terza posizione abbiamo Simone Scancarello, in quarta posizione abbiamo Samuele Cesaroni, anche lui ottima performance, in quinta posizione abbiamo Andrea Di Giarò, sesta posizione Francesco Floris, che in questo momento al primo intermedio è sotto di 14 millesimi rispetto al tempo di Meituan. Andiamo a seguire un attimino il giro di Francesco, ne approfittiamo per vedere il suo stile di guida, per vedere se riesce nel secondo settore a conservare il suo vantaggio oppure se perderà nei confronti di Mintu. Rispetto al suo tempo potrebbe abbassare quasi di un secondo, diciamo, se rispetta gli intermedi di Meituan, quindi guadagnare parecchie posizioni, ora si trova in sesto posto. Vediamo. Ha perso 3 decimi interi rispetto a brutta correzione, brutta correzione alla curva Rio, avete visto, no scusate, ho sbagliato curva, brutta Al correzione, curvone. curvone, sì, adesso svolta alla Misano, vediamo che tempo riesce a fare, ma sicuramente con quella brutta correzione ha perso qualche decimo prezioso, vediamo se si migliora, niente da fare, non riesce a migliorarsi, sempre sesta posizione per Francesco Floris, dietro di lui troviamo Francesco Pinto, anche lui autore di ottimi tempi nelle prequalifiche, tempi che tuttavia non è riuscito a replicare quest'oggi. Vediamo che nel primo settore comunque tutti riescano a fare tempi molto simili a quelli fatti da Mintu, però abbiamo visto che il settore centrale riesce a staccare degli intermedi veramente impressionanti, riesce a girare mediamente 3-4 decimi più veloci degli altri piloti, solo nell'intermedio centrale, probabilmente perché riesce a percorrere in maniera più veloce la curva del tramonto, che ne pensi Ricky, che è molto importante. È molto importante quella curva, anche perché ha una traiettoria inusuale, diciamo, per cui non si va a cercare subito la corda della curva, ma si deve rimanere larghi per poi, diciamo, sfruttare l'accelerazione in uscita che porta il più lungo rettilineo della pista. Vero, Alberto? Sì, essenzialmente è così un po' per tutti i tornanti,
poi seguito da un lungo rettilineo. Direi che comunque si cerca sempre di concentrarsi sull'uscita più che sull'entrata, quindi si va un pochino a parzializzare quella che è la velocità in entrata per poi usufruire di un bel po' di chilometri orari in più su tutto il rettilineo che non guastano sicuramente per il tempo sul giro. Soprattutto quando ti mancano i cavalli, vero? Assolutamente sì. È così in tutte le formule, diciamo, e anche in tutte le auto a ruote coperte. Sicuramente noi siamo svantaggiati da quel punto di vista. Le nostre auto sono belle perché sono molto agili, ma di sicuro non hanno le grandi potenze di formule più importanti che permettono di fregarsene un po' dell'uscita di curva pulita pulita. Siamo un po' Certo. fantasini in quello. Bene, ascoltami, per quanto riguarda le scie, tu Tanto che hai... scusate se vi Sì, interrompo, sono poi dopo finite, tanto sì. abbiamo diverso tempo per parlarne. Sono le finite le qualifiche, quindi si conferma la seconda pole di consecutiva di Meituan, che stacca un tempo di 1:54,6, e dietro di lui a seguire Daniele Pizzo. Poi in questo momento è stato resettato il server, quindi ho perso i riferimenti. Riccardo, ce li hai tu? No, Comunque non no, ce li eccoli ho, qua, mi sono sono ritornati. scappati. Meituan, scusate, a seguire staccato di ben 3 decimi Daniele Pizzo, Simone Scancarello, ma siamo già sopra l'1,55, quindi Samuele Cesaroni, Andrea Disarò, Francesco Floris, Francesco Pinto, Eros Masciulli, Mauro Dragoni, Marco Fiore in decima posizione, quindi Andrea Pipolo, Diego Taddeolini, Andrea Conte, un po' sottotono questa sera, Luca Sorton, Fabrizio Visca, Giuseppe Lena, Francesco Terzani, Giuseppe Suraci, Alessandro Bruzzone, Gianfranco Zeni, Paolo Rossetti e per concludere 22ª e ultima posizione Daniele Povelli. Prima di ripassare la parola a Riccardo, un breve riepilogo delle qualifiche della Pool B. Abbiamo un'ottima pole position ottenuta da Daniele Conserva, a seguire Claudio Scancarello, Stefano Cornacchini in terza posizione, Giuseppe Sanacuore quarta, Cristiano Cesaroni, Massimo Romagnolo, Dario D'Arlosto, Fabio Caruso, Pietro Candela, Antonio Nota in decima posizione, Sandro Federici, Ferdinando Federici, Luca Eneken, Gaspare Fasullo, Paolo Riccardi, scusate, in 16ª ultima posizione Luca Fabbro. Probabilmente nel Pool Beach sono state 6 defezioni. Quindi, Riccardo, vogliamo fare una breve pausa oppure la facciamo più tardi? Perché adesso ci sono 10 minuti di warm-up. Ok, dai, facciamo una pausa e poi torniamo Facciamo tra una 5 pausa minuti. di 5 minuti. Dopodiché torniamo collegati e stresseremo il nostro amico Alberto Tichi, Ben volentieri. approfittando della sua presenza, che fa sempre piacere avere chi veramente usa queste macchine in pista, avere, diciamo, delle sue impressioni, delle sue opinioni. Quindi ci vediamo tra 5 minuti. A dopo.